questo progetto ci sono l'intera piazza in un certo senso. I numeri che vanno detti sono che le sculture sono 140, le colonne sono 284 colonne e se si vuole avere un numero più preciso dell'interezza del lavoro siamo sull'ordine dei 40.000 metri quadri di travertino da trattare. Una delle ragioni principali per la quale si è affrontato questo lavoro è proprio il fatto che ci stavamo rendendo conto che delle porzioni di scultura o dei dettagli di scultura rischiavano di cadere in basso e quindi sui visitatori e sui pellegrini del Vaticano. Quindi, in primo luogo si è fatto un grosso lavoro di pronto intervento per verificare lo stato delle sculture e rimuovere immediatamente subito tutte le parti che rischiavano di cadere. Noi non procediamo in una rimozione a tappeto, bensì individuiamo le stuccature originali, le stuccature antiche, facciamo dei prelievi che vengono analizzati, che ci danno conferma di quello che abbiamo trovato e supponevamo esserci. E di conseguenza poi procediamo alla pulitura attraverso metodi meccanici, metodi chimici, ad esempio attraverso degli impacchi, oppure a scalpello e martello, o metodi aeroabrasivi, come microsabbiatura per la rifinitura, dove non possiamo intervenire con metodologie chimiche troppo aggressive. Probabilmente nasconde un qualche perno, una qualche situazione. Il cantiere è appena avviato e come prima operazione si fa una documentazione grafica. Di quello che dobbiamo restaurare. Innanzitutto in questa fase si documenta lo stato di conservazione, quindi così come viene trovata l'opera d'arte. Non è perché un monumento è così grande che va trattato in modo più sbrigativo. I restauratori che sono stati assunti su questo cantiere sono tutti assolutamente esperti in questa materia e trattano le superfici di questo monumento esattamente come andrebbero a trattare una scultura in un laboratorio di restauro. Quindi viene veramente trattato a puntino su ogni millimetro quadrato della sua superficie.